Ciao a tutti, benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera su F1 2019. Siamo qui a Monza, pronti per affrontare il nostro Gran Premio di casa. Veniamo da due risultati, da due piazzamenti a punti consecutivi in Ungheria e in Belgio. E qui a Monza, appunto, abbiamo questo doppio evento, Formula 2 e Formula 1. E visto che gli Event Invitational che ci propone il gioco ormai si vanno a ripetere quasi sempre gli stessi, ho deciso di farmelo io l'Invitational. Inventarmelo io e fare un intero weekend in Formula 2 che voi avete già visto perché ho pubblicato già il video del weekend completo di Formula 2 qui a Monza e in realtà nel momento in cui sto parlando qui adesso non l'ho ancora disputato perché io praticamente sto passando continuamente dalla Formula 2 alla Formula 1 e viceversa come se fosse un weekend di gara reale, perciò adesso è ora di andare ad affrontare la qualifica, la sessione di qualifica di Formula 1 e questo vuol dire che ho appena effettuato la terza sessione di prove libere e prima della terza sessione di prove libere di Formula 1 ho effettuato la qualifica della Formula 2, quindi continuo a passare da una macchina all'altra che pensavo che sarebbe stata una cosa un po' più traumatica, invece mi sto riabituando bene alla macchina di Formula 1 quando passo dalla Formula 2 alla Formula 1 e viceversa, quindi è una cosa un po' meno traumatica di quello che pensavo, meglio così, perché qui la nostra Toro Rosso è in grandissima forma. Come potete vedere, sono arrivati gli sviluppi che dovevano arrivare, uno sviluppo di aerodinamica e uno sviluppo di telaio che ha portato la nostra Toro Rosso praticamente quasi a livello della Ferrari. La Red Bull è migliorata ancora, e ormai è di gran lunga la prima forza la migliore macchina in griglia, sicuramente, la Mercedes è rimasta ferma. Migliorata la Renault che è arrivata quasi al livello della Mercedes, la Ferrari ancora una volta ferma, Ferrari questa stagione è proprio encefalogramma piatto, proprio ci andiamo a vedere il punto in cui era inizio stagione e il punto in cui è adesso, praticamente a inizio stagione ha perso, evidentemente col cambio di regolamento fra la stagione 1 e la stagione 2 e di qui fino al GP di Monza, praticamente in 13-14 gare la Ferrari è praticamente tornata al livello che aveva all'inizio della stagione, cioè alla fine dell'anno scorso, quindi è un po' come la Ferrari reale, cioè speriamo che non sia così la Ferrari reale nel 2020, se no veramente c'è da disdire subito abbonamento Sky e tutto quanto, perché un'altra stagione così non ce la posso fare a vederla. Quanto noi della Toro Rosso, con questi due miglioramenti siamo arrivati praticamente alla pari con McLaren e Alfa, il gioco ci dice che siamo davanti alla McLaren e Alfa, ma praticamente siamo lì alla pari, siamo tutti e tre alla pari, poi migliorano anche Haas e Racing Point, migliora un po' anche la Williams. E che si porta quasi a livello della Racing Point. La Williams ormai è diventata quasi una squadra, cioè ha quasi una macchina di Formula 1 adesso, diciamo così. Ebbene, detto questo, direi proprio che andiamo subito ad affrontare la sessione di qualifica con meteo che dovrebbe essere sereno sia per le qualifiche che per la gara. Ok, eccoci qui in qualifica, siamo nel Q1, andiamo come di consueto a dare un'occhiata prima alle mescole portate dalla Pirelli, anche stavolta porta le mescole C4, C3 e C2, quindi non ha portato né la più dura a disposizione né la più morbida. Vediamo un po' le soft fanno 27 giri, per un totale di 53 giri di cui è composta la gara, quindi sarebbe praticamente quasi possibile fare due stint, tutte e due con le soft, fare tipo una sola sosta, soft e soft, se non fosse che c'è la regola che devi usare due mescole diverse, e abbiamo poi le medie che fanno 36 giri e sono 8 decimi più lente rispetto alle soft, e poi le hard che fanno 44 giri, sono un secondo e due più lente rispetto alle soft. Le hard sono, diciamo, inutili perché si riesce tranquillamente a fare una sola sosta, soft più medie o medie più soft, quindi le hard praticamente non servono a nulla. Molto bene, io adesso manderò un po' La avanti il pista è tempo vuota, potresti uscire adesso. in modo tale da andare ad effettuare il mio run, sapendo già un po' i tempi degli avversari, perché l'obiettivo è quello di andare almeno in Q2, minimo, se non anche in Q3, e quindi devo fare un run solo praticamente nel Q1, non posso permettermi di sprecare tutti i set di gomme che ho nel Q1. E per fare ciò farò il mio tentativo quando già saprò i tempi degli altri, quando già saprò se il tempo che ho appena fatto è buono oppure no. Un po' siamo decimi, facciamo un altro giro così per sicurezza, proviamo a migliorare il tempo appena fatto, tanto ormai questo set di gomme usato non è che lo andiamo a usare poi in Q2 o in Q3, quindi tanto vale usarlo, finire di usarlo in questo run per essere sicuri di rientrare nei primi 15.
siamo sotto di qualche centesimo di secondo rispetto alla nostra prestazione precedente. Qui avevo commesso un errore di traiettoria e infatti ora sono due decimi sotto quasi. Tre decimi sotto, molto bene. Ok, arriviamo qui a quasi 4 decimi sotto la nostra prestazione precedente. Se non sbaglio completamente la parabolica, dovrei migliorare di parecchio. Infatti così addirittura andiamo a migliorare di quasi mezzo secondo. Direi che il tempo che stiamo andando a fare è un tempo assolutamente safe. Siamo terzi, direi proprio che il Q1 lo abbiamo tranquillamente passato. Sì, un'ottima prestazione nel Q1, siamo addirittura quarti, dietro solamente Weber, Leclerc e Verstappen, e dietro anche di poco, di appena due decimi. Bisogna vedere loro chiaramente che tipo di mappatura motore hanno utilizzato, perché adesso non ci credo che sono addirittura quarto. Questa chiaramente non è la posizione reale. Io ho dato bene o male il mio massimo, gli altri top drivers secondo me ancora ne hanno un po'. Grosjean ottavo, passato in Q2, niente male. Nostro compagno di squadra Butler undicesimo, passato in Q2 anche Stroll. Allora vediamo un po' chi sono gli eliminati, le due McLaren con Perez e le due Williams. Quindi strano vedere le due McLaren entrambe eliminate. Di solito vengono eliminate quasi sempre le due Racing Point insieme alle due Williams. Stavolta invece le Racing Point possono forse ambire, si spera per loro, al primo finale a punti. Un po' in difficoltà anche le Alfa, proprio 14esimo e 15esimo. E niente, andiamo in Q2 sperando di passare poi anche in Q3, perché la prestazione mi sa che ce l'abbiamo. Adesso vediamo un po' quale sarà il mio tempo. Sono settimo a 3 decimi dalla prima posizione. Proviamo a fare un altro giro, vediamo se riesco un po' a migliorare. Secondo me un decimo buono l'ho lasciato solo alla parabolica. Altri 50-60 millesimi li ho lasciati dimenticandomi per metà rettilineo di rimettere l'air su hot lap, e sono già sotto di 2 decimi praticamente. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok, sono sotto di 70 millesimi. Importante adesso fare un buon terzo settore. Sono andato invece un po' troppo prudente qui alla Ascari. Ho perso tanto, però adesso guardate quanto recupero, perché adesso c'ho sin da subito l'Erso Swat Lap. È importante adesso la parabolica, non sbagliarla come prima. Uscire meglio, aprire il gas prima. Infatti guardate quanto guadagno, un decimo e mezzo, sono quinto in questo tempo, direi che dovrebbe bastare, molto bene. Bastava anche il tempo che ho fatto nel primo tentativo addirittura per passare nel Q3, una grande prestazione a solamente 286 millesimi di svantaggio rispetto a Lewis Hamilton. Quindi veramente siamo veramente molto molto veloci, molto competitivi qui, ma è proprio la macchina che è in grande forma, come testimonia anche Devon Butler, nostro compagno di squadra. Anche lui è passato in Q3. Mi stupisce in negativo la Renault, con Lucas Webber ottavo e Ricciardo addirittura eliminato, nonostante la Renault sia la terza forza in campionato. Quindi non una buona prestazione da parte di Ricciardo. E gli eliminati quindi sono Grosjean, Ricciardo, Stroll, Magnussen e Kimi Raikkonen. Quindi ci andremo a giocare la pole position praticamente insieme ai big, insieme a tutti i top drivers. Realisticamente diciamo possiamo sperare forse in un ottavo posto, perché alla fine gli unici piloti che non sono proprio top drivers qui in Q3 saremo noi, Butler e Hülkenberg. Quindi l'ideale sarebbe finire davanti a loro due. E sarà difficile fare meglio dell'ottavo posto, però comunque sia si sta già delineando un weekend di gara decisamente positivo, indipendentemente da quale sarà il risultato in Q3.
5 decimi e mezzo di ritardo, sono settimo, comunque ho fatto un tempo migliore di Gasly, o forse Gasly ancora non l'ha fatto a suo tempo, sì, più probabile che Gasly ancora non abbia girato. Andiamo a fare subito un altro giro, stavolta molto meglio rispetto abbiamo a prima, la prima variante, molto meglio, sono qualche centesimo sotto la mia prestazione precedente, 19-2 intanto Leclerc. Bene anche qui. Bene anche qui. Sono sotto di quasi due decimi. Importante non rifare lo stesso errore di prima, ok. Molto meglio. Ho guadagnato tipo un decimo e mezzo. Non facendo quell'errore lì alla seconda di Lesmo. Non perfetta qui l'entrata nella variante Ascari, un po' meglio l'uscita, dove stavolta ho sfruttato tutta la pista. Sono sotto di quasi tre decimi. Sono sotto di quasi tre decimi, può essere veramente un buon tempo questo. Qualcos'altro posso togliere qui alla parabolica, perché non ero stato perfetto nel giro precedente. Tre decimi e mezzo. Tre decimi e mezzo, andiamo a chiudere il nostro primo run in terza posizione, dietro le due Ferrari. Dietro le due Ferrari, veramente ottimo. Sarebbe ottimo questo risultato. Andiamo subito ai box. Trovo la Red Bull qui proprio alle due curve di Lesmo. Beh, lontana, non mi dà neanche fastidio. Forse mi dà anche un po' di scia. Attenzione all'errore qui, l'errore qui. E sfondo la macchina. Cos'è successo? E sfondo la macchina. E sfondo la macchina. Peccato, sono andato troppo largo all'uscita della seconda di Lesmo. Ho sentito la macchina perdere. Cioè, scusa, ma se io metto la telecamera televisiva, perché mi deve far vedere comunque dall'onboard camera? Io questa cosa di F1 la detesto. Se io metto la telecamera televisiva, voglio vedere la visuale esterna. Perché mi deve lo stesso passare a una telecamera, a un onboard camera? Cioè, come se non volesse farmi vedere l'incidente. Cioè, io questa cosa qui la detesto. Questa è una stronzata, proprio una delle stronzate di sto gioco che va avanti ormai da anni. Comunque, vediamo anche dall'onboard, ho avuto insolitamente sottosterzo. Non vorrei che viene i tifosi che applaudono. I tifosi che applaudono al mio incidente. Vabbè, scendiamo sconsolati, ma dalla macchina, o meglio dal motorino con cui il commissario ci ha riportato ai box. Però sconsolati no, perché comunque abbiamo fatto un'ottima qualifica. Adesso non so di preciso in che posizione siamo. C'è un po' di suspense qui. Concluse le qualifiche. Ci ho messo un po' a caricare. Ok, l'incidente comunque non ha avuto nessun tipo di conseguenza. Forse ci ha precluso un'ipotetica lotta addirittura per la pole position, non lo so. Comunque siamo allo stesso terzi, non abbiamo perso niente, nessuna posizione, nessun pilota ha battuto il nostro tempo nell'ultimo tentativo che ha effettuato dopo il nostro incidente. Quindi le due Ferrari in prima e seconda posizione e una Toro Rosso in terza posizione. Quindi praticamente per cioè tre macchine italiane davanti a tutti, di cui anche un pilota italiano. Quindi direi che i tifosi di Monza non potrebbero desiderare di meglio. Con Leclerc quindi davanti a Vettel, noi terzi, Bottas quarto, Verstappen quinto, Butler sesto, Hamilton solamente settimo, dietro a Butler addirittura. Hamilton, veramente prestazione vergognosa per lui. Ottavo Hülkenberg, nono Weber, decisamente sottotono, ma decisamente sottotono anche Gasly, che è ultimo addirittura. Io non capisco perché le Red Bull si qualifichino così, ma cioè, com'è possibile che si siano qualificate così male le due Red Bull quando hanno una macchina che è di gran lunga la miglior macchina di tutte? Questo non me lo spiego. Non mi spiego soprattutto come fa la Ferrari a qualificarsi prima e seconda quando c'è la quarta miglior macchina. Perché anche la Renault è migliore della Ferrari. Eppure, vabbè, segreti della Codemasters. Comunque ci godiamo questa fantastica terza posizione sulla griglia di partenza. Sperando che i meccanici riescano a ripararci la macchina in tempo per la gara. Ok, il nostro ingegnere Alex in delirio da prestazione. Sai cosa? Doppia gli avversari e ti offro una pizza. Va bene, proprio in delirio di onnipotenza il nostro Alex. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Charles Leclerc parte dalla pole position e il capitano completo. Ma come secondo? No! Vettel penalizzato, vabbè, non ci credo. Questa è come la Ferrari vera del 2019 proprio, che mai una gioia. Quindi Vettel parte merdesimo. Dov'è Vettel? Dodicesimo, dai, voilà.
Ferrari frustrante anche nel gioco, come se già non bastasse la realtà. Strategia di gara, non c'è niente da dire, perché siamo obbligati a partire con le soft, visto che siamo passati in Q3 e che in Q2 abbiamo usato le soft, quindi partiamo con le soft già usate nel Q2. E la strategia obbligata, soft medie, cioè non c'è scampo, non c'è proprio scampo, quindi senza ulteriori indugi andiamo subito ad affrontare la gara. Tutto è pronto, non c'è nessuno davanti a noi, non c'è nessuna macchina davanti a noi, perché partiamo in prima fila, si accendono i semafori, si spengono via, partiti, speriamo di non far cavolate, abbiamo pattinato un po' troppo allo start, ci sono delle macchine che ci vanno già ad attaccare, ma questo era prevedibile, sappiamo che partiamo sempre male, cioè, o meglio, gli avversari partono sempre molto meglio di noi, l'importante è non avere contatti, è un po' forse l'emozione che ci ha traditi, ma abbiamo perso 3 posizioni, siamo comunque ancora quinti, certo c'è Butler davanti, non è una bella cosa, però siamo comunque in corsa per un'ottima gara, potenzialmente anche per un piazzamento a podio, bisogna vedere un po' quale sarà il nostro ritmo, qui un errore alla variante della Roggia. E questo continuo passare da Formula 1 a 2 a Formula 1, perché sto passando, cioè sto finendo adesso la Formula 1 dopo aver disputato la gara 2 della Formula 2, quindi sto riprendendo in mano la Formula 1 proprio adesso, anzi poi ho fatto gara 1, cioè dopo le qualifiche di Formula 1 ho fatto la gara 1 della Formula 2 e la gara 2 della Formula 2, quindi da un po' che non guido la Toro Rosso, e attenzione che mi va ad attaccare anche Lewis Hamilton all'esterno Lewis Hamilton, ma io mi difendo. Ancora Hamilton, stacca potentissimo Lewis Hamilton, mi passa, mi relega al sesto posto, c'è Webber che mi ha toccato da dietro, non so dove si voleva infilare. Vediamo l'attacco di Lewis Hamilton all'esterno, ok, poi Webber è un po' azzardato però, non c'era un grande spazio lì per lui. Stavo per perdere di nuovo la macchina, grandissima lotta intanto lì davanti con ancora Webber che mi passa, anche qui si sfrutta il mio errore, sì, non una partenza perfetta assolutamente, ancora qui un errore, un'imprecisione, e no, anche Gasly no, adesso Michele Grasso erse sul sorpasso, cerchiamo di resistere, adesso non scendiamo adesso fino all'ultimo posto, Dai che fra un po' avrò il DRS, intanto lì c'è grandissima lotta, c'è Bottas che è scappato via, c'è Leclerc che sta facendo catenaccio per cercare di tenere dietro gli altri piloti, si aprono tipo in tre lì a ventaglio, c'è l'attacco di Gasly che mi passa, toccandomi, spero, ok, non mi ha danneggiato la macchina, intanto lì veramente c'è una lotta assurda. C'è una lotta assurda, adesso sul sorpasso ci riprendiamo forse la posizione su Pierre Gasly, stanno attenti anche a non tamponare i piloti davanti, mamma mia, ma cosa sono in 6? Lì sono in 5, tutti in lotta, largo qui l'uscita per sporcare l'accelerazione di Gasly e riprendermi, così il settimo posto, c'è Leclerc che è già sceso al quinto posto, io non mi capacito di come sia possibile che la Ferrari sia capace di prestazioni assurde in qualifica, e poi in gara, dopo due giri, è stata superata anche dalla Toro Rosso di Butler. Davvero non mi spiego. Cioè, la Ferrari è la quarta forza in campionato, quindi in teoria dovrebbe essere tipo settima, ottava già dalle qualifiche. Non fare la pole position e poi scendere. Vabbè, che è un po' come quello che faceva la Ferrari la vera Ferrari del 2019. Pole position in gara, pole position in qualifiche, poi in gara sprofondava, ma più che altro sprofondava per errori strategici o errori dei piloti, non tanto perché la macchina era inferiore alla Toro Rosso sul passo gara. Leclerc senza DRS, lo va ad attaccare anche Webber, anche qui non c'è spazio in tre, non c'è spazio per tre, Webber su Leclerc che però cerca di resistere ma non ce la fa. Leclerc, ma cosa sta facendo? Cioè, lo passo anch'io, attenzione che vado forse a passare anche Lucas Webber, che non so che mappatura del motore stia usando Lucas Webber. Mamma mia, ho saltato via sul cordolo, comunque lo passo,
Intanto Webber ci attacca con DRS, stacca forte e Lucas ci supera. Ah, errore qui. Erroraccio alla seconda di Lesmo, mi passa Leclerc. Peccato. DRS più verso sul sorpasso, di nuovo vedere se riesco a passare Leclerc. Lo affianco. Stacca forte il ferrarista. Poi lo allargo all'uscita della prima variante. Lo supero io, lo supera anche Gasly, mi sa. Il Leclerc addirittura è sceso da primo a ottavo in 7 giri. Sta perdendo una posizione al giro, di questo passo fra 13 giri sarà ultimo. Lotta a tre lì davanti con Butler, che sta insidiando Hamilton. Cosa fa? Butler sta insidiando Hamilton e Webber lì dietro ha chiuso il gap con i due. È pronto a inserirsi nella lotta, speriamo di inserirci nella lotta presto anche noi. Ancora si aprono ventaglio alla variante della Roggia. Si piantano qui in uscita, cosa stanno facendo? Meglio stare dietro qui, rischioso. Ancora fianco a fianco Hamilton e Butler. E ancora si aprono a ventaglio. Bandiera già Hamilton. Si sta ritirando Hamilton, mi sa. Si sta ritirando Lewis Hamilton. Si è piantato di colpo. Il pilota inglese, sì. Un altro ritiro per Lewis Hamilton, quindi. Campionato praticamente finito per lui. Intanto c'è anche la virtual safety car. Mamma mia Butler, ma cosa fai? Mi fai break test, Devon Butler. Mi fai break test, hai frenato con un anticipo pazzesco. Cioè, pur di disturbarmi a me, Devon Butler sta perdendo terreno da Webber. È pazzesco. Adesso qui ti supero qua, tanto so che tu metti la miscela magra. Tu metti la miscela magra, metti l'ERS a zero e io ti supero. Il distacco dalla vettura davanti è 1,7 secondi. Sì, probabilmente è un bug, perché non è normale che vadano così piano lì in rettilineo. Butler mi affianca, mi risupera. Supera, ma non capisce che io qui lo ripasso sempre, anche perdendo tempo purtroppo. Dovrei ridurre i giri del motore. Attenzione, Butler ci prova, ma devo tenermelo dietro, non posso permettermi di perdere tempo con lui, però purtroppo l'ho già perso, perché il traiettore che ho fatto per tenermelo dietro mi ha fatto perdere tantissimo. Tutti quei decimi che ho guadagnato faticosamente in questi giri, Butler me li fa perdere subito con un solo attacco. Ci riprova ancora Butler, stavolta lui all'esterno, io all'interno. Mi difendo ancora, ma mi tocca, ma cosa fai? È incredibile, ma è incredibile. Il distacco dalla vettura davanti è 3,8 secondi. 3,8 secondi, abbiamo perso un secondo e 4 in due giri per colpa di sto deficiente qua. Ancora Butler all'attacco, ma anche al bloccaggio, giusto nel caso non mi facesse perdere abbastanza tempo. Però qui inizio ad avere problemi anche di gomme però io, perché 60% di usura, sì, assolutamente. Giusto per essere sicuro che Butler non entri lui ai box al posto mio, che sarebbe pure capace di fare questo. Allora devo superarlo e lo supero qui nel punto più sicuro, più tranquillo, anche se quando si lotta contro Butler di punti sicuri e tranquilli non ce ne sono. Si è perso una marea di tempo anche qua per superarlo. Gli restituisco un po' il favore, lui l'ha fatto per 5-6 volte a me prima. No, ma è importante che ora che devo andare in box che sia davanti io a lui, altrimenti lui magari mi ruba il pit stop. A quanto pare sono il primo a fermarmi ai box.
devo mettere gomme morbide per fare la seconda parte di gara. Beh, chiaramente sono andato in Q3, quindi le mie gomme morbide sono usurate, più usurate di quelle degli avversari che non sono entrati nel Q3, quindi forse anche per questo che mi sono ritrovato a essere il primo ad andare ai box. Forse c'è andato anche Leclerc ai box, perché è dodicesimo. Spero per lui, spero veramente per lui che ci sia andato davvero ai box, anche se ha gomme morbide, quindi magari è su due soste. Magari su due soste sarebbe una strategia decisamente non ottimale, anche perché con due soste, se fai una sosta in più, devi andare più veloce quando sei in pista, ma come potete vedere Leclerc è intruppato nel traffico, quindi tanto veloce non penso che stia andando tanto veloce. Piuttosto delicata la situazione, ai box il mio compagno di squadra Butler, vediamo se mi riesce l'undercut nei suoi confronti. In teoria dovrebbe riuscire, perché le gomme morbide sono parecchio consumate. Non penso che Butler sia stato, infatti esce dai box Butler, io gli sono davanti, l'undercut ha funzionato alla perfezione. E c'è anche Magnussen in mezzo a me e Butler, quindi Magnussen anche lui su due soste, perché ha montato ancora gomme rosse, gomme soft. Quindi chissà che Magnussen mi possa essere d'aiuto per liberarmi di Butler. Magnussen è un secondo e due di distacco, quindi non avrà il DRS su di me, questo è importante. Ora mi devo liberare di Perez e Norris, sono usciti male dall'Ascari, quindi non è un problema, non dovrebbe essere un problema superarli. Infatti sopravanzo senza nessun problema, e avendo gomme nuove alla parabolica ho una velocità molto superiore alla loro, quindi non dovrebbero riuscire a passarmi ora col DRS. Nel box anche parecchi altri piloti, sono sesto. C'è Verstappen in primo con un vantaggio siderale nei confronti di Webber, che è secondo, quindi Webber ha passato Bottas, Bottas ora è terzo. Due Renault, super strategia da parte del team francese. Bandiere gialle intanto, c'è stato forse un contatto di dietro. Vediamo un po' cosa è successo. Magnussen in lotta con Gasly, si toccano e Gasly finisce in testa a coda, viene toccato anche da Hülkenberg. E ci sono dei pezzi che rimangono in pista. Quindi safety car vera e propria. Safety car vera e propria per la prima volta in questa stagione, per la seconda volta nella mia carriera di Formula 1, nella terza volta in totale, contando anche la stagione di Formula 2. La patch 1.20 è arrivata, che ha modificato la logica di impiego della safety car, e finalmente abbiamo una safety car fatta come si deve, fatta come era fatta bene anche sul F1 2018. E non capisco perché ci hanno messo così tanto a sistemarla. Avrebbe fatto comodo in parecchie occasioni l'anno scorso, quando avevo una macchina non competitiva. C'è la ripartenza, sì, si riparte. Vince la grassa, Ayrton sul sorpasso. Devo passare Leclerc prima della linea del traguardo. Forse l'ho passato, comunque non mi ha dato nessun warning. Attenzione alla staccata della prima curva, ho le gomme sicuramente fredde, quindi non devo esagerare. C'è lotta intanto fra Bottas e Verstappen. Sono fianco a fianco. Leclerc intanto da dietro prova forse a risuperarmi. Si è fatto vedere minaccioso, ma sono determinato a tenermelo dietro. Leclerc sta purtroppo perdendo completamente la sua gara, perché lui ha due soste. Quindi dovrebbe... cioè ha un'altra sosta da fare, quindi dovrebbe veramente superarci tutti e cercare di guadagnare più secondi possibili su tutti. Invece è quinto, addirittura ha perso una posizione. Quindi gara di Leclerc veramente, forse già tanto si arriva nei punti con la sosta in più che deve fare. Poi dipende anche da quanti piloti hanno scelto la tattica delle due soste. Fatto sta che la safety car è andata sicuramente a vantaggio di chi ha una sola fermata prevista. Attenzione, Leclerc ancora non c'è ancora DRS, però Leclerc si fa minaccioso, vediamo se riesce ad affiancarmi. Stacca forte Charles, ma me lo tengo dietro. Bottas ho superato anche da Webber adesso.
ancora ruota, ruota i due con Verstappen che intanto se ne è già andato via. Vediamo chi vince questo duello fra Bottas e Lucas Weber. Si pianteranno che adesso forse all'uscita e forse ne posso approfittare, forse ne posso approfittare. Attenzione, si piantano qui, cosa stanno facendo? Bottas si è completamente piantato, tanto che è stato passato anche all'esterno da Lucas Weber. Non so cosa volesse fare. Ecco perché Verstappen se ne va via, perché qui davanti veramente vanno pianissimo, si fanno i break test a vicenda. Ancora Bottas, mamma mia, come sono usciti piano, come sono usciti piano, ma devo andare quasi sull'erba per non tamponarli. Vediamo, rallentiamo qui per avere il DRS, ho rallentato apposta per far passare Weber davanti al detection point, poi non era previsto che perdessi il controllo della macchina, ma il DRS ce l'ho io. Attenzione, attenzione qui che c'è Weber che frenerà un po'. Ma questo è Ricciardo anche. Cosa si fa Ricciardo? Ma dove sbuca fuori Ricciardo? A quanto pare, sì, c'è Ricciardo. È sbucato fuori dal nulla il buon Daniel Ricciardo. Grande rimonta da parte del pilota australiano che andiamo a superare proprio in questo momento. Ci andiamo a prendere la terza posizione. Teniamo ancora Weber nel mirino, perché qua c'è in palio anche il secondo posto addirittura. Verstappen ormai penso che se ne sta andando imprendibile. Ok, qui siamo molto vicini a Weber, potremmo forse arrivare al sorpasso con anche l'ausilio dell'alettone mobile. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci prendiamo il secondo posto su Lucas Weber. 5 secondi 9, perdo 9 decimi al giro su Verstappen, improponibile cercare di raggiungerlo. Intanto c'è Weber che mi attacca, lo lasciamo sfilare, inutile intestardirsi e cercare di tenerlo dietro quando lui ha il DRS. Leclerc è stato veramente inglobato da tutti, incredibile questo calo avuto dal pilota monegasco, forse avrà avuto un contatto, avrà danneggiato la macchina, non so. Intanto mi riprendo la posizione su Lucas Weber. Stanno dando fastidio lì dietro le due Renault con anche Pierre Gasly, gli stanno dando un po' di fastidio, quindi sono riuscito a guadagnare ben 2 secondi su Daniel Ricciardo, quindi ottimo. L'obiettivo è quello di non dargli mai più il DRS, di non farglielo più prendere, di tenere questi secondi di vantaggio fino alla bandiera scacchi. Stanno perdendo tantissimo, ancora di più adesso che è arrivato anche Gasly lì nella lotta. Secondo me adesso il mio vantaggio sarà arrivato forse anche a più di 3 secondi. Si stanno ancora dando fastidio con Weber e Gasly, ancora si scambiano la posizione più e più volte anche all'uscita della parabolica. Vediamo un po' qual è il mio vantaggio su Weber, che è appena ripassato ancora Gasly. 4 secondi 3, hanno perso più di 2 secondi in questo giro, quindi direi che ormai la mia posizione è praticamente al sicuro, la mia seconda posizione, se non commetto errori. Poi certo Gasly in teoria, avendo la Red Bull, avrebbe in teoria il potenziale di raggiungermi, di recuperarmi di questi ormai 5 secondi di svantaggio che ha su di me. Però finché Weber e Ricciardo continuano a stargli attaccati, attaccati dietro, continuano a disturbarlo, chiaramente Gasly non può spremere veramente a fondo tutto quello che ha dalla sua Red Bull, perché è impegnato anche a difendersi. Ah, qui però un errore, attenzione. Iniziamo a vedere dei segnali. Taglio di curva. Un errore in frenata che non ci voleva, sono arrivato lungo, ho dovuto rallentare parecchio per non prendermi penalità, ma così facendo Gasly mi ha preso, mi ha completamente raggiunto. Tanto attenzione, ritiro per Leclerc addirittura. Ritiro per Charles Leclerc, quindi veramente una garaccia per lui e per la Ferrari, lui che partiva in testa, partiva in pole position. Primo stint di gara tragico per lui, ha perso tante posizioni, poi ci si è messa anche una strategia stupida, solita strategia stupida del muletto Ferrari, 2 soste a Monza, una,
cosa più stupida che ti puoi inventare. E poi è arrivato anche il ritiro adesso per, immagino, per guasto tecnico. Intanto ecco qui Pierre Gasly che arriva all'attacco, si fa vedere, stacca forte, mi supera, vediamo se riesco a superarlo immediatamente qui, nel solito punto dove i piloti avversari vanno giù di motore. Gasly non fa eccezione, però stacca fortissimo qui all'ingresso della variante della Roggia. Io ho la traiettoria esterna nella prima piega, ma poi ho la traiettoria favorevole nella seconda piega della chicane e mi riprendo la posizione. Negli ultimi giri secondo me saranno tutti così, perché Gasly sicuramente ha più ritmo, quindi non riuscirò certo a staccarlo, però poi con i DRS, sci e tutto quanto, anche io ho le chance di riprenderlo, di risuperarlo. Quindi dato Gasly col DRS mi supera neanche metà rettilineo, e qui non dovrei avere problemi a risuperarlo. Infatti il distacco dal tuo compagno dietro, sono di nuovo secondo, 14,0 secondi. Per ora il DRS mi supererà senza problemi, gli lascio la porta aperta, lo faccio sfilare e passa, però dai, stava superando, poi si è piantato. Comunque ti faccio passare perché tanto so che mi restituirai la posizione proprio qui adesso. So che lo ripasso qui, è inutile che sto a cercare di resistere in maniera stupida e instaccata. E sarebbe anche importante per me finire davanti a Gasly, mandare un messaggio ai boss della Red Bull e fargli vedere che a parità di macchina io sarei più forte di Gasly, che però mi va a superare adesso. Voglio far vedere al team che se mi mette sulla Red Bull io so fare meglio di quello che sta facendo Gasly quest'anno, che pure sta facendo una buona stagione, però è sempre dietro Verstappen praticamente. Ancora una volta il solito sorpasso qui sul curvone, faccio addirittura fucsia nel primo settore. Attenzione, Gasly addirittura la seconda di Lesmo. Che sorpasso è andato a provare Pierre Gasly, che mi supera e ha anche il DRS. Ha rotto veramente gli indugi Pierre Gasly alla seconda di Lesmo. Mai visto un sorpasso effettuato in questo punto della pista. Determinato Gasly, determinatissimo a finirmi davanti, sta cercando dei punti di sorpasso in vista dell'ultimo giro, in vista di un'ipotetica volata dell'ultimo giro. Se l'è giocato forse un po' troppo presto questo jolly della Lesmo, perché io adesso starò sicuramente più attento lì in quella curva nei prossimi giri. La riserva di carburante e non mi farò beffare. Questo passo facile qui, il DRS in rettilineo. Ancora Gasly. Inizio gara non aveva così tanta velocità in rettilineo, evidentemente adesso sta veramente usando tutta la potenza del motore. Intanto le due Renault sono staccatissime, oltre 6 secondi di distacco. La lotta per il secondo posto è solamente fra noi due, staccatona alla parabolica. Forse c'ho il DRS io, forse. Sa che ce l'ho anche io il DRS, stiamo a vedere. No, ce l'ha lui, strano, pensavo di essergli passato dietro al detection point. Comunque anche col DRS Gasly adesso non mi supera. Forse è un po' a corto di batteria, non mi spiego altrimenti il motivo, il perché non si è neanche riuscito ad affiancarmi stavolta con l'alettone mobile. Tre giri alla fine, prove di volata, se esco io davanti alla parabolica lui non riesce a superarmi. Positivo questo, in vista di un'ipotetica volata lui non riesce ancora ad affiancarmi, però mi supera in staccata, mi fulmina in staccata. Siamo all'inizio del penultimo giro, attenzione, ho guadagnato anche un piccolo vantaggio. Forse non riuscirò a passarlo, ma invece sì che ci riesco all'interno, anche sull'erba, ruote fumanti, quasi la macchina che mi parte in testa a coda. Mi riprendo il secondo posto, che assolutamente non voglio mollare. Certo anche il terzo posto sarebbe un risultato fantastico,
però il secondo sarebbe ancora più storico. Vediamo se riesco a non farlo passare. Esce la grassa, Erso su sorpasso, vediamo. Si affianca e passa in staccata. Forse ha gomme un po' più fresche. Anzi, sicuramente ha gomme un po' più fresche delle mie, perché io sono stato il primo a fermarmi. Ma è importante adesso, perché inizia l'ultimo giro. Io gli sto dietro, rallento per stargli dietro e averlo io il DRS. Lo voglio io il DRS. Inizia l'ultimo giro. Dovrebbe essere un sorpasso facile questo su Pierre Gasly. Assolutamente lo è. Occhio che l'ha staccata dalla prima curva. Perfetto, gli sono ancora davanti. Vediamo se riesco a evitare il sorpasso. Sarebbe cruciale. Gasly prova ad affiancarsi. Stacca forte, ma stacco forte anch'io. Ultimo rettilineo, poi la parabolica, poi un altro piccolo rettilineo. Intanto Max Verstappen vince, facendo siglare anche il giro più veloce. Ma non mi interessa, mi interessa la lotta per il secondo posto. Vediamo la parabolica. Ok, sto cucito in percorrenza di curva al cordolo interno, poi allargo la traiettoria. E Gasly è dietro, e Gasly è dietro. Secondo posto, clamoroso. Bravo, hai fatto clamorosa tripletta della Red Bull. Approfittarne al meglio dopo che le distanze erano... Vettel che esulta per il settimo posto, che tristezza. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Ed eccolo qui il podio, tutto Red Bull, tutto Red Bull per la prima volta nella storia della Formula 1, dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni, almeno da quando ogni team può schierare solo due macchine, e la Red Bull ne schiera quattro, perché di fatto anche la Toro Rosso della Red Bull. E quindi podio tutto marchiato Red Bull. E quindi Max Verstappen vince anche il Gran Premio di Monza dopo essere partito in quarta posizione. Vince dominando, perché ha staccato tutti di 20 secondi nonostante anche una safety car, quindi un dominio totale il suo. E seconda posizione per noi, veramente una gara, un weekend di Monza contando anche il dominio in Formula 2. Un weekend veramente da ricordare, secondo in qualifica, terzo in qualifica, poi partito secondo per la penalità di Vettel. E secondo anche in gara dopo una bellissima lotta nel finale con Pierre Gasly, ma anche nella parte centrale di gara con le Renault, ma anche nella parte iniziale di gara con i vari Leclerc, Butler. Quindi veramente una gara piena di emozioni, piena di colpi di scena, piena di belle lotte, conclusa alla fine con il primo podio in carriera. Terza posizione per Pierre Gasly, una buona rimonta dal nono posto, ma con la macchina che aveva doveva fare di più, doveva finire secondo Pierre Gasly. Sfiora il podio Daniel Ricciardo dopo essere partito solamente undicesimo, una pessima qualifica ma un'ottima rimonta per lui in gara. Riesce addirittura a finire davanti a Lucas Webber, seppure siano finiti in volata, praticamente staccati di meno di tre decimi. Sesta posizione per Valtteri Bottas, una pessima gara per lui, partiva terzo, si era trovato mi sembra anche in testa alla gara per un piccolo... sì, nel primo giro aveva passato Leclerc, si era trovato a essere in testa alla gara, poi è riuscito a beccarsi 30 secondi di distacco e a finire solamente sesto. Settima posizione per Vettel, una rimonta, una mini rimonta per lui dopo il dodicesimo posto, ma ha fatto tre soste. Ma perché ha fatto... ma che vabbè, strategia Ferrari, vabbè. Strategia Ferrari, tutti fanno una sosta, Vettel ne fa tre. Complimenti agli strateghi. Solamente ottavo Devon Butler dopo che si era qualificato quinto e a inizio gara era addirittura in lotta con Hamilton per il terzo posto, e alla fine dopo la prima sosta Butler è praticamente sparito, e comunque porta a casa, credo che sia il suo miglior risultato in carriera. Sa che non era mai finito meglio di ottavo quest'anno, e va bene, anche l'anno scorso forse qualche volta era finito settimo, vabbè, comunque sono altri 4 punti per lui, anche se ne perde ben 14 da noi, quindi non sarà proprio contentissimo. Di fatto le Red Bull, tutte e tre le altre Red Bull barra Toro Rosso, sono lì sul podio e lui è l'unico a finire un po' staccato. Chiudono la zona punti Norris, autore di una bella rimonta al 17° posto, e Nico Hülkenberg
Fuori dalla zona punti abbiamo Sainz, Perez, Stroll, Grosjean, quindi niente punti neanche stavolta per le due Racing Point. Poi abbiamo Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raikkonen, ultimo soltanto, e ritirati per guasto tecnico Leclerc e Lewis Hamilton. Andiamo a dare un'occhiata anche alla classifica di campionato. Verstappen ormai è sempre più leader con 59 punti di vantaggio su Pierre Gasly. Il ritiro di Verstappen per guasto tecnico in Belgio aveva accorciato un po' la classifica. Verstappen ha messo in chiaro subito che aveva in mente di ampliare subito il vantaggio su Pierre Gasly. Mio caro Pierre Gasly, se non riesci neanche a battere una Toro Rosso, difficile che puoi sperare di battere Verstappen in campionato. Leclerc rimane terzo in campionato, perché si ritira anche Hamilton, si è ritirato anche Hamilton, quindi nessuno dei due ha approfittato del ritiro dell'altro. Staccati ormai di 108 e 109 punti dalla vetta, recupera qualcosa Bottas, ma doveva recuperare di più, invece arriva solamente sesto. Lucas Webber si avvicina a meno 148 dalla vetta, Vettel a 86 punti, e noi abbiamo quasi raggiunto Hülkenberg, abbiamo superato Perez e ci siamo portati solamente due lunghezze dal pilota dell'Alfa Romeo, quindi è apertissima la lotta anche per l'ottavo posto in campionato. E occhio però anche a Daniel Ricciardo, che in queste ultime gare sta migliorando, e staccato solamente di 8 punti con una macchina sulla carta molto migliore della nostra, quindi c'è da stare attenti anche lui. Perez scivola all'undicesimo posto in classifica, Butler rimane dodicesimo anche se comunque ha fatto 4 punti, e poi via via tutti gli altri: Raikkonen, Sainz, Norris, Magnussen e Russell, e poi Giovinazzi e Grosjean ancora a quota 0. Classifica costruttori, manco dirlo, la Red Bull domina, 169 punti di vantaggio sulla Mercedes, 236 di vantaggio sulla Ferrari, 322 sulla Renault, e noi ci siamo portati davanti alla Alfa Romeo grazie anche al risultato di Butler, e non solo, anche grazie al mio chiaramente. Siamo a 72 contro 57 dell'Alfa, e un ottimo bottino per noi. Poi abbiamo l'Assa a 49, la McLaren a 25, che finalmente con i due punti di Norris muove un po' la classifica che era ferma già da tante gare. Poi Williams 2 e Racing Point ancora senza nessun punto, a differenza, a dispetto del nome, si chiama Point, ma di Point ne ha zero. Ecco, con questa battuta orrenda chiudiamo qui. Ecco qui il resoconto per quanto riguarda le rivalità: vinco 5-2 contro Devon Butler, stavolta 5 perché c'è anche il finire sul podio, che è la prima volta che andiamo a ottenere questo bonus dell'essere finito sul podio. 7-3 la mia rivalità contro Devon Butler, mentre con Magnussen sta 28-24 sempre per me. Magnussen ha fatto il giro più veloce del mio in gara, vabbè, poco male. La rivalità comunque ormai è quasi vinta, 28-24. Nella prossima gara, ok che è Singapore può succedere di tutto, però cavolo, due punti, prima o poi li faccio due punti a Singapore, anche se dovesse andare male. E qui con il podio chiaramente la reputazione presso la Toro Rosso arriva al massimo, ma aumenta anche quella presso tutti gli altri team, quindi un risultato veramente molto importante anche in vista 2021, in vista della prossima stagione, dove speriamo di finire in un team importante, ecco, speriamo. Facciamo il punto per quanto riguarda la situazione ricerca e sviluppo: abbiamo 3099 punti, e però dobbiamo andare chiaramente a ricomprare questi upgrade segnati in arancione, questi upgrade dell'aerodinamica, entro la prossima stagione, altrimenti verranno persi, quindi costano anche poco. Secondo me ce la facciamo forse a ricomprarli tutti in una botta sola. Sì, ce l'abbiamo fatta, li abbiamo ricomprati tutti, ci avanzano ancora 1504 punti, però adesso abbiamo portato degli sviluppi decisamente importanti in queste ultime gare, e non è realistico che la Toro Rosso continui a sviluppare. Abbiamo portato un bel pacchetto in queste ultime gare, quindi per adesso, per un po', forse anche fino a fine campionato, con gli sviluppi ci fermiamo, e andiamo però a usare 984 punti per andare a migliorare un po' l'affidabilità. Questa chiaramente la possiamo ancora migliorare. Ebbene, così, con questo grandioso secondo posto a Monza, il nostro primo podio in carriera, ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento per il prossimo video, che sarà relativo al GP di Singapore, una pista dove non mi trovo particolarmente bene, un po' come Baku. Sì, l'unico cittadino dove mi trovo bene è Monaco, gli altri lasciamo perdere, quindi sarà probabilmente una gara tosta, una gara difficile. Però visto che adesso con l'aggiornamento 1.20 hanno messo anche la safety car, perché l'hanno messa, perché prima praticamente non c'era,
e chissà che non possa scaturire una gara veramente interessante, che non possa succedere qualche colpo di scena anche in una gara come quella di Singapore, dove non mi aspetto di essere particolarmente competitivo. Molto bene, quindi ci diamo l'appuntamento al prossimo video e ci salutiamo.